Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Il ministro Padoan, la ripresa fragile, rinviamo il pareggio di bilancio, scambio di embrioni, il DNA conferma l'errore, Ucraina, Putin, grave crimine, l'uso della forza contro il popolo dell'Est. L'Italia si trova in circostanze eccezionali e nel 2014 la ripresa sarà ancora lontana da livelli accettabili, così il ministro Padoan aprendo il dibattito sul DEF, ha assicurato che il pareggio di bilancio verrà conseguito pienamente nel 2016. Quanto alla polemica sulla lettera a Bruxelles, ha parlato di una tempesta in un bicchiere d'acqua. Gli esami del DNA confermano lo scambio di embrioni all'ospedale Pertini denunciato da una donna che sta portando avanti una gravidanza con due gemelli biologicamente non suoi. Il test del DNA e della saliva ha inoltre permesso di individuare la coppia dei veri genitori biologici. L'uso della forza contro il popolo nell'est dell'Ucraina è un altro grave crimine delle autorità di Kiev, così Vladimir Putin. Poi per la prima volta ha ammesso la presenza di militari di Mosca alle spalle delle forze di autodifesa in Crimea. Oggi a Ginevra vertice tra Stati Uniti, Russia, UE, Ucraina per trovare una via d'uscita alla crisi. Non c'è nessun caso di Ebola in Sicilia. A smentire le voci di un presunto caso fra i migranti che raggiungono Lampedusa è il Ministero della Salute. Non ci sono casi di Ebola, sottolineano dal Ministero. Dello stesso tenore il direttore generale dell'ASP di Palermo. Terzo giorno di operazioni in mare per la sonda sottomarina alla ricerca del Boeing della Malaysian, scomparso l'8 marzo con 239 persone a bordo. Le ricerche del Bluefin 21 sono concentrate nella zona in cui sono stati captati segnali acustici compatibili con quelli delle scatole nere di un aereo. Ultimo giorno di freddo oggi sul nostro paese, da domani le temperature torneranno a salire, ma per Pasqua l'Italia sarà divisa in due. Piogge diffuse e temporali colpiranno tutto il nord da sabato a lunedì, mentre al centro e al sud splenderà il sole. Lewis Hamilton sbarca in Cina e sogna altri duelli con Nico Rosberg. Il britannico della Mercedes riparte dal successo ottenuto in Bahrain davanti al suo compagno di squadra. È stata una grande gara, dice Hamilton. Alonso nel frattempo non si aspetta grandi progressi per la Ferrari. Sarà molto dura, speriamo di migliorare un pochino le nostre prestazioni.